parte un po' di quella giornata. Domani si sono precipitati tutti, c'è stata una società dello spettacolo, non potete immaginare come quanto, assolutamente pesantissima dopo questo tremendo dolore. E allora io ero assieme a questa delegazione dentro il centro dei migranti, quindi erano già sbarcati. Però non volevo assolutamente girare con loro e sono rimasto fuori. E ho visto una serie di bambini che correvano e appendevano dei disegni. Adesso uno l'abbiamo preso, poi l'ho fotografato ed è veramente un disegno devastante perché l'idea di un bambino, voi considerate che la tragedia di Lampedusa non è rimasto vivo alcun bambino. Abbiamo tirati fuori dall'acqua due morti. Ed erano ovviamente, è stato un momento tragico perché tutti erano dentro il barcone assieme alle mamme. Quindi c'è quel disegno che è fatto da un bambino migrante che aveva sicuramente visto o sentito delle cose che riguarda gli annegati. Una foto, un'immagine, un video, un'istantanea non restituiscono la vita, ma servono a conservare il ricordo della più grande tragedia del Mediterraneo. Questo documento è dedicato a loro, al numero 35, al numero 47, al numero 98, al numero 108, ai tanti volti senza nome che hanno cercato rifugio e conforto in una terra nella quale non sono mai arrivati. Le loro speranze, i loro sogni, le loro aspettative si sono fermate a mezzo miglio dalla costa di Lampedusa. Mai più morti. Sembrerebbe che l'imbarcazione abbia preso fuoco e di conseguenza le 500 persone stipate hanno avuto una reazione scomposta che ha di fatto provocato il capovolgimento dell'imbarcazione e quindi centinaia e centinaia di persone si sono trovate in acqua. Impressionante, le scarpette nuove, insomma, questi simboli di speranza, è veramente devastante. Grazie.
Nei disegni dei bambini del centro di accoglienza di Lampedusa c'è il sogno di una nuova vita, con il sole, con i cuori, con i fiumi e i laghi. C'è anche il ricordo di un viaggio di speranza, ma c'è pure l'incubo della tragedia, della morte in acqua, di un viaggio naufragato a mezzo miglio dalla nuova vita. Una vita appesa ad un filo per Kebrat, che la mattina del 3 ottobre tutti avevano dato per morta tra i morti. Era distesa sul peschereccio Angela C accanto ai suoi sventurati compagni di viaggio. Quel filo di vita non è sfuggito a Pietro Bartolo, il medico dei 1000 salvataggi a Lampedusa. È stata una sensazione, un'intuizione, un attimo, che Bratte viva, e tra le braccia di Raffaele Colapinto e l'aiuto di Antonino Candela, Nicola Carvana e Rocco Maccarone è approdata ad una nuova vita. Bene, penso che data l'ora non ci siano più gli estremi per aprire un dibattito. Ringrazio quindi i relatori per la passione, la precisione e anche la professionalità con cui hanno dato i loro contributi, ricchi, interessanti, che saranno peraltro poi raccolti dall'organizzazione del forum e trasformati in qualcosa di più articolato, perché dal mio punto di vista quello che è emerso oggi è veramente di grande interesse. Insomma, cerchiamo quindi di fare un lavoro di messa insieme ragionata del materiale prodotto. Detto questo, vi ringrazio per la vostra attenzione, buona serata.